direi che possiamo cominciare. Il nostro ormai quasi quarto d'ora accademico di ritardo, cosa dite? È una virtù? È un vizio? Cos'è? Come possiamo definirlo? Come sta diventando questa prassi di arrivare un vizio? Non lo giudichiamo intanto in questo momento, ne prendiamo però atto. Ne prendiamo atto per il futuro. Per il futuro. Poi, guardate, penso che ci rendiamo tutti conto di quanto si corra nella nostra vita e quindi essere qui stasera in una giornata infrasettimanale con in contemporanea una Champions League che ci porta via con la mente e con il cuore. Io vorrei essere là a vedere la Roma. E soprattutto con tutti gli altri impegni mi rendo conto, anzi chapeau, tanto di cappello a tutti che siete qua, anche perché il nostro essere qui, l'accoglierci anche stasera, dice da un lato la volontà di approfondire una dimensione formativa che ci fa bene e dall'altro porta avanti gli impegni che ci siamo presi e quindi facciamo i salti perché sappiamo che la responsabilità ci porta a far questo. Lo sperimentiamo in mille altre occasioni e questa è una di quelle. La scorsa volta con Giuseppe abbiamo cominciato un percorso. Oggi, se avete preso il foglio, riprenderà sicuramente il lavoro della scorsa volta, almeno all'inizio, e poi ci proporrà, qui dice, un'ipotesi di terapia. Lasciamo a lui che ci faccia intendere cosa vuol dire questa terapia. Però credo che una terapia subito possiamo farla, adesso, che è lasciarci curare, medicare o anche rafforzare dalla preghiera. Questa è la terapia che mette ordine nel nostro disordine. Per cui, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre, tu conosci i nostri impegni, conosci le nostre fragilità, le nostre debolezze, le nostre ricchezze. Ti chiediamo di benedire questa serata, chi condivide con noi la sua esperienza, la nostra volontà e il desiderio di lasciarci raggiungere dalla tua misericordia e dalla tua luce. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ok, buonasera a tutti. Io sono molto lieto di essere qui ancora con voi una seconda volta perché è l'occasione per portare avanti il discorso e per approfondire anche la conoscenza reciproca, ma soprattutto per, da parte mia, farvi appunto una proposta e poi poter raccogliere qualche spunto. Quindi ringrazio molto Don Davide che mi dà questa possibilità e voi che siete presenti. La volta scorsa ci siamo parlati, direi con molta franchezza, e questo mi ha fatto piacere, ci siamo detti la fatica di una situazione dove sembra che dobbiamo veramente remare controcorrente. E remare controcorrente può anche costituire un elemento che motiva, però le volte è pesante, quindi penso che si tratta di mettere in conto anche questo. Ora, questa sera vorrei provare con voi, come diceva un attimo fa Don Davide, dopo un tentativo, la volta scorsa, di analisi della situazione, di immaginare qualche prospettiva terapeutica, nel senso che vorrebbe essere qualche prospettiva anche di carattere concreto per affrontare la situazione in cui ci troviamo, che, dicevamo la volta scorsa, è essenzialmente, almeno a me così sembra, una grande crisi di fede, nella quale evidentemente la figura che voi rappresentate, il catechista, l'educatore, alla fede, si trova immediatamente interpellato. Allora vorrei con voi anzitutto richiamare molto rapidamente quello che ho detto la volta scorsa, quindi fare due considerazioni. La prima, cercare di identificare qualche riferimento pratico, concreto, per far incontrare la vita, considerando che questo certamente è l'elemento che interessa di più all'essere umano. E poi mettere a fuoco un'idea che potrebbe sembrare più teorica, certamente rimanda una riflessione, quindi non è che intercetta immediatamente il vissuto, però a me sembra che sia un'idea anche con una ricaduta molto pratica e vorrebbe quindi tentare di identificare un punto centrale del cristianesimo, perché
una cosa che a me talvolta sembra di cogliere è questa. Dopo 20 secoli di cristianesimo, noi rischiamo, per un verso, di esserci quasi abituati al cristianesimo e quindi considerare una cosa più o meno scontata, abituale, certa, eccetera, ma non è più così. D'altronde la scoria ce lo insegna. Se voi pensate a quello che è accaduto sulla sponda sud dell'Africa, nei primi secoli dell'evangelizzazione la costa nordafricana era la zona più cristianizzata del mondo. Oggi i cristiani sono pochissimi, con la sola eccezione dell'Egitto, dove si è mantenuta una comunità piuttosto tonica. Ora, accanto a questo, occorre mettere in conto anche un'altra cosa, a me sembra almeno, che da una parte c'è l'abitudine quasi a dare per scontate certe cose, e dall'altra parte c'è il rischio di mettere tutto sullo stesso piano, senza cogliere che anche nella nostra fede ci sono alcuni nuclei che sono più importanti di altri. E questo deve averlo chiaro soprattutto chi educa alla fede. Sapete, anche il Concilio Vaticano II a un certo punto parla di gerarchia delle verità, dicendo ci sono alcune verità che sono più importanti di altre verità, ma non perché queste seconde siano false, semplicemente perché è un po' come nel sistema solare, c'è il Sole che è al centro ed evidentemente man mano che le orbite si allontanano si è meno a contatto con questo elemento originario. E così anche nella fede, non tutto è sullo stesso piano di tutto, c'è un centro che è Gesù Cristo evidentemente, e poi c'è tutto un irraggiarsi da Cristo di conoscenze e anche di orientamenti pratici che sono più o meno vicini all'essenziale. Cominciamo allora richiamando quello che ho detto la volta scorsa. La volta scorsa, dopo aver tentato di problematizzare alcune certezze diffuse, ad esempio quelle in base a cui la scienza basterebbe a sé, se ricordate, una di quelle che ho cercato di mettere in discussione, ho provato a identificare alcuni elementi che nella situazione odierna rendono ancora, come sempre, attuale la proposta di fede, l'annuncio della fede cristiana. Apro una parentesi. Credo che sia sempre più importante usare l'aggettivo cristiano, perché la situazione in cui ci stiamo trovando non è soltanto problematica in forza del pluralismo religioso, e noi siamo solo agli inizi di questo fenomeno, ovviamente. Nei prossimi anni la cosa non potrà che crescere. Ma è problematica anche per un altro verso, perché a me sembra che la conseguenza della secolarizzazione, e gli studi appunto dicono questo, non sia tanto l'imporsi della secolarizzazione, cioè l'estinzione della fede, quanto il pluralismo religioso e dentro questa pluralità una forte tendenza da una parte a farsi la fede su misura, diciamo la religione fai da te, e dall'altra parte a identificare una religiosità naturale, naturale, rispetto alla quale la rivelazione è semplicemente insignificante. Quindi noi oggi possiamo incrociare, e forse ne incroceremo ancora di più nei prossimi anni, persone che si ritengono e di fatto sono credenti e possono avere anche una bella spiritualità, possono essere anche, come dire, molto attente a certe cose, molto intense in certe loro espressioni di vita, ma senza che ci sia alcun riferimento a Gesù Cristo. Allora, è fondamentale che noi stiamo attenti a mettere l'aggettivo. La fede che noi presentiamo non è una fede generica, ma è la fede in Gesù Cristo. Non è una fede che ognuno vive a modo suo, ma è la fede, come vedremo alla fine, che vivono i figli di Dio dentro questa famiglia che è la Chiesa. Allora è importante che noi siamo attenti a questo per non alimentare, diciamo così, l'equivoco. Ora, in questa situazione, a me sembra che siano due gli elementi che poi si richiamano, che ci possono dare l'opportunità di un rilancio continuo. Da una parte, la domanda strutturata. Agostino, in cui Agostino dei suoi 16 anni, ma questo vale a ogni età, dice: non c'era altro allora che desiderassi più che amare ed essere amato. A me questa sembra la più bella definizione che si possa dare dell'essere umano. L'essere umano chi è? L'essere umano è un vivente corporeo che desidera amare ed essere amato. Allora non so se vi ho fatto l'esempio altre volte che faccio i miei studenti, no? Io dico ai miei studenti, e consiglio subito dalla mia parte, vi auguro di fare un mucchio di soldi. Ve l'ho fatto questo esempio? No.
dico, vi auguro di fare un mucchio, e così tutti quanti sono contenti, mi guardano con occhio benevolo. Dico, talmente tanti soldi da potervi comprare un castello d'oro massiccio, e ce ne vogliono tanti evidentemente. Dopodiché gli dico, bene, sareste felici a vivere in questo castello da soli? E la risposta è immediata. Quindi l'essere umano coglie immediatamente che è strutturalmente relazionale e che se non ha nessuno da amare, se non si ritiene amato da nessuno, è semplicemente un infelice. Allora, questa dinamica può avvenire secondo la carne o secondo lo spirito, ma deve avvenire, perché se non avviene l'essere umano è semplicemente un infelice. Allora, la domanda d'amore è l'elemento che costantemente emerge, si impone e che non può essere mai soffocato. A fronte di questa domanda d'amore che cosa c'è? C'è la scoperta continua che noi facciamo ogni volta che amiamo, che nessuno dei gesti che riusciamo a compiere per esprimere il nostro amore e per corrispondere alla persona che amiamo, nessuno dei gesti che riusciamo a fare riesce ad esprimere effettivamente quello che noi proviamo. Perché l'amore è un sentimento totale. Essendo un sentimento totale, parla il linguaggio di ciò che è completo. Ma nulla di quello che noi facciamo è completo, perché tutto quello che noi facciamo è sempre limitato. Per il fatto che è limitato, non può che essere incompleto. Quindi abbiamo in noi questa domanda di totalità, a cui mai riusciamo a dare una risposta che corrisponda fino in fondo. Ed ecco allora che questo ci porta ad aprirci sulla trascendenza, cioè ci porta ad aprirci sull'infinito, e mi pare che vi ho fatto notare come la parola infinito sia costruita per negazione. Infinito vuol dire non finito. E perché la parola è così? Ma per la semplice ragione che noi facciamo sempre soltanto l'esperienza di quello che è finito. E quindi abbiamo in noi questa domanda di infinito, ma mai facciamo l'esperienza dell'infinito? Allora noi immaginiamo questa cosa, e questa cosa la immaginiamo negando l'esperienza finita, limitata, che siamo capaci di fare. Ecco perché quando si parla di trascendenza, si parla di apertura sulla trascendenza. È come se noi aprissimo una finestra e da questa finestra ci sporgiamo su qualcosa. Ma quello che noi vediamo è molto oltre quello che noi riusciamo a scrutare. Allora, sapendo che Don Davide è un appassionato di montagna, direi che l'esempio più forte di questo è proprio l'ascesa della montagna. Cioè uno più va su, più cose vede perché si alza di quota, ma più cose gli rimangono da vedere perché contemporaneamente anche l'orizzonte si è allargato. Ora, perché è importante questa immagine dell'orizzonte che si allarga e che non può essere contenuto? Perché il nemico numero uno della fede religiosa in generale, e quindi anche della fede cristiana, che cos'è? È l'idolo. Se voi ci pensate, in tutta la Sacra Scrittura è un continuo mettere a fuoco il problema dell'idolatria, e questo è il più grande dei peccati di cui parla la Bibbia. Ma perché l'idolo è così inquietante, abominevole? Perché l'idolo pretende di far diventare materia ciò che è spirito, Dio. L'idolo pretende di ridurre a una misura finita ciò che è infinito, Dio. E perché? La ragione è molto semplice, perché lo vuole usare. Ecco l'abominio, la bestemmia più grande. Voler usare Dio. Ci avete fatto caso che la Chiesa negli ultimi decenni si è messa a parlare con tutti, con i fratelli separati, con i non cristiani, addirittura con gli atei, ma non ha mai parlato con una categoria. Con quale categoria la Chiesa non ha mai parlato? Con i maghi. Perché? Ma perché la magia al 98% è ciarlataneria, ma al 2% è seria. E quando è seria occorre starci molto attenti. Allora, quel 2% di magia seria, che cosa vuol dire? Vuol dire la convinzione che si possa dominare lo spirito, non solo quello con la S minuscola, ma anche quello con la S maiuscola. Cioè, il mago ritiene di poter dominare le realtà spirituali, incluso Dio.
Ecco perché la magia è il più grande abominio tra i comportamenti che può praticare l'essere umano. È il più idolatrico. Ma l'idolo esprime precisamente questo, anche nelle forme, diciamo, meno manifeste. L'idolo è il tentativo di trasformare in cosa Dio. E la cosa, lo dice la parola stessa, noi la vogliamo usare. Allora, penso che sia importante che noi cogliamo che siamo di fronte a una formidabile sfida. La sfida di affrontare e respingere l'ideologia. E credo che sia importante che noi ci rendiamo conto che non siamo i primi ad affrontare questa sfida. Ecco perché io personalmente mi sono stufato e non uso più l'espressione emergenza educativa. Perché è un'espressione che rischia di alimentare l'equivoco che siamo di fronte a una cosa senza precedenti. Se veramente siamo di fronte a una cosa senza precedenti, noi a testa bassa andiamo a cercare la soluzione, ma a testa bassa, perché riteniamo che non ci sia nulla con cui confrontarci. Mentre dobbiamo ricordarci che la conoscenza umana è sempre grazie a un confronto, quindi ogni volta dobbiamo tentare di identificare qualcosa con cui possiamo confrontarci. E adesso vorrei fare con voi questa piccola operazione, perché vedete, oggi noi stiamo affrontando una formidabile ideologia, che è l'ideologia che la volta scorsa ho ricondotto essenzialmente alla funzionalità, ma noi veniamo da una prolungata vicenda di scontro ideologico. Con che cosa? Ma con il marxismo, evidentemente. La gran parte di voi ha un'età che secondo me si ricorda bene. Allora, io ero bambino e rimasi impressionato, ho avuto 10 anni, quando intervistarono l'arcivescovo di Vilnius, a cui i comunisti avevano trasformato la cattedrale in museo dell'ateismo, e gli dissero: eccellenza, quando pensa che lei potrà tornare a celebrare messa nella sua cattedrale? E lui rispose: dovremo aspettare il giudizio universale. Chi di noi pensava negli anni 60, negli anni 70, che la geografia in Europa e nel mondo sarebbe cambiata senza una catastrofe di proporzioni bibliche? Nessuno. E invece è accaduto. Allora, quella potentissima ideologia che fu il marxismo, per decenni ha tenuto sotto scacco la fede. Ma non è stato uno scacco matto. Allora è bene che oggi noi, affrontando la nuova ideologia, che potremmo definire capitalismo, però capitalismo è un po' vecchia come espressione, io preferirei usare il riferimento della società dei consumi, perché questo mi sembra l'elemento che sta emergendo, ci rendiamo conto che noi siamo sotto scacco, esattamente come coloro che vissero per decenni sotto i regimi comunisti, esattamente come loro. Ma nemmeno nel nostro caso è uno scacco matto, perché anche nel nostro caso ci sono alcuni elementi che spingono per forzare che cosa? L'ideologia, che come ogni idolo vuole racchiudere nella materia ciò che è spirituale, vuole tenere fermo ciò che si muove, vuole contenere, controllare e rinchiudere ciò che per definizione è libero. E sono alcuni gli elementi che vorrei evidenziare. Primo, oggi noi facciamo i conti, dicevo la volta scorsa, con una formidabile tendenza alla descrizione, a puntare su una conoscenza che sia totalmente descrittiva. E badate che questo accadeva anche nel marxismo. Una dottrina scientifica. Ora però, come accadde allora, così anche oggi sta accadendo, noi ci rendiamo conto che la descrizione è insufficiente. Perché la descrizione non ci dice a quale scopo tutto accade. Questo è il punto. La descrizione ci dice come stanno le cose, ci dice il come, se volete, ma non ci dice il perché. Cosa ce ne facciamo del come senza il perché? Secondo elemento, ma poi vorrei sentirvi su queste cose, è il consumo. Allora, qui tocchiamo con mano una caratteristica che è tipica della civiltà in cui ci troviamo. Nella società marxista il consumismo non si è mai affermato, perché appunto è una società che è stata incapace di dare corrispondenza ai bisogni, diciamo, di sussistenza. Beh, tipica è l'immagine dell'Armata Rossa quando la mandarono a raccogliere le patate nei campi, perché occorreva sfamare la gente. Questo fu il culmine della crisi che poi condusse
alla caduta del muro di Berlino. Ora, il consumismo. A noi consumare fa piacere. A me viene da ridere quando noi ci mettiamo a fare le campagne contro i consumi, perché siamo tutti consumisti. Ma cosa venite qua a raccontarmi? Cioè, cosa ci potremmo raccontare? Cose ridicole. Siamo tutti consumisti. Ma allora cosa vuol dire? Che dobbiamo arrenderci al consumismo? No, perché non possiamo arrenderci? Perché ci rendiamo conto che la logica del consumismo è una logica che ci soddisfa, certamente, ma è una logica che non ci dà autostima. Perché non ci dà autostima? Perché il consumismo vuole costantemente alimentare il nostro bisogno, se no come fa a consumare? Ora, il fatto che noi veniamo continuamente stimolati ad avere bisogni ci mette sempre soltanto di fronte alla nostra passività. Ma la nostra passività ci umilia, perché l'essere umano, essendo libero, vuole essere assertivo, non vuole essere passivo. La passività ci umilia. Guardate che è molto interessante come è costruita la rivelazione biblico-cristiana. La rivelazione biblico-cristiana non è costruita in termini di passività, ma è costruita in termini responsoriali, cioè Dio che è Dio e che è il capo e non ci piove, cosa fa? Ci chiama. E noi siamo liberi di rispondere oppure no. Ecco in che senso la rivelazione biblico-cristiana non ci tratta da passivi, ma ci tratta da interlocutori, perché la passività ripugna l'essere umano, in quanto l'essere umano, essendo libero, è fortemente richiamato dalla assertività. Ecco il limite del consumismo. Ci dà piacere, ma non ci dà autostima, e quindi è frustrante. Infatti noi, quando siamo depressi, cosa facciamo? Consumiamo. Ci avete mai fatto caso? Allora, questo ci conferma che la dinamica del consumo è una dinamica di tipo compensativo. Ma la compensazione, che è una cosa che accade, non è che non accade, tutti la conosciamo, la compensazione noi la viviamo come una cosa che ci soddisfa, ma che non ci affranca. E quindi noi, se appena abbiamo il modo di liberarci dalla compensazione, ci liberiamo, perché noi siamo attratti dalla libertà, non dalla passività che assoggetta. Terzo elemento. Siamo dentro una situazione in cui si sta imponendo la tecnica, e questo accadeva anche nei regimi marxisti. Anche qui, la tecnica ci è molto utile. Provate a pensare a quanti utensili che noi oggi possiamo avere e non li avevamo una volta. Però un grande prete, che fu anche grande credente ovviamente, grande educatore, grande filosofo, che si chiamava Romano Guardini e che è morto nel 68, ma si è sciroppato tutta la stagione dei totalitarismi, per cui lui stava in Germania pur avendo un cognome italiano, e quindi lui si scontrò col nazismo, e quindi dall'interno ha vissuto quel tipo di totalitarismo, perché sapete, i totalitarismi cambiano colore, ma sono sempre uguali, diciamo, nel loro elemento essenziale. Guardini a un certo punto fa questa osservazione: è vero, noi usiamo le cose, ma le cose ci addomesticano. Allora, di fronte alla tecnica, noi ci diciamo, la tecnica si chiama così perché viene usata, ed è vero. Ma è altrettanto vero che noi, usando della tecnica, ci ritroviamo addomesticati dalla tecnica. E qual è l'esempio che penso tutti potremmo portare? È il cellulare, ovviamente. In questa sala siamo tutti diventati adulti senza cellulare, più o meno, penso, quasi tutti, perché i più giovani no, ma la stragrande maggioranza sì. Ebbene, chi di noi oggi ne fa meno? Nessuno. Ma siamo diventati adulti senza averlo. Quindi vuol dire che non è così essenziale. Ma ci addomestica, perché la facilità della comunicazione, ebbene, non ci lascia indifferenti. Allora, questo vuol dire che anche la tecnica ha un limite. La tecnica, che è certamente utile, ci piace, ci interessa, la usiamo, eccetera, eccetera, ha il limite che ci rende dipendenti dalle cose che usiamo. E questo perché è eccentrico? Beh, è eccentrico perché noi non siamo cose. Questa è una cosa molto importante. Guardate che c'è un esempio evidente del fatto che non siamo cose. E è un esempio eloquente e giustamente è stato anche utilizzato
perché non ci lascia indifferenti, noi possiamo metterci a ridere e di fatto ci mettiamo a ridere perché è un paradosso, ma come tutti i paradossi dice una grande verità. Provate a pensare a Paperon de Paperoni, che ha la piscina di quattrini, giusto? E lui sguazza nella piscina. Allora, contemporaneamente questa cosa ci fa ridere, ma non ci lascia indifferenti. Perché è un paradosso e quindi aiuta a capire come stanno le cose. E che cosa ci dice questo paradosso? Ci dice che noi siamo attratti dalle cose e tra tutte le cose, quella che ci attira di più è il denaro. Perché? Perché il denaro è la cosa che permette di avere le cose. Allora, io questa bottiglia mi permette di bere, ma io col denaro compro la bottiglia e compro qualunque altra bibita. Quindi il denaro non è semplicemente una cosa. Il denaro è la materializzazione del potere. E il potere è la radice della tentazione. Perché? Perché, come dice il Salmo, solo Dio ha il potere. E quando noi gestiamo il potere, in realtà siamo sempre a rischio di non ricordarci che solo Dio ha il potere. Ricordate la terza tentazione del demonio a Cristo? Gli fa vedere i regni della terra, gli dice, sono miei. Ma tutte hanno questa radice, perché anche il trasformare la pietra in pane ha la radice di un potere, il potere di trasformare un oggetto simile in un altro, e anche quella di buttarsi dal pinacolo e costringere gli angeli a venire a salvarlo, è un potere, capite? È proprio il potere la radice di ogni tentazione, e quindi anche del peccato. Allora, le cose ci attirano, esattamente come ci attira il potere, che è la dinamica attraverso cui noi usiamo le cose e rischiamo di usare anche le persone. Però ci rendiamo conto che noi saremo profondamente infelici a sguazzare in una piscina piena di quattrini. L'esempio che faccio ai miei ragazzi all'università del Castello d'Oro Massiccio. Perché? Perché io posso anche baciare un doblone d'oro, ma non mi dà nessuna sensazione paragonabile a quella di baciare una persona. E tutti qui ci arriviamo immediatamente. Perché da una parte c'è una cosa che non esiste, viva, ma è morta. E dall'altra parte c'è un vivente. Non c'è paragone. Il vivente immediatamente eclissa la cosa. E noi ci specchiamo nel vivente. Tant'è vero che nella nostra società in cui viviamo una certa solitudine, l'animale può diventare un surrogato della persona. E noi rischiamo di trattare gli animali come se fossero persone. Questo non lo dico per darmi alle facili battute, eccetera, perché lo so anch'io che un animale può essere una compagnia, ma tutti noi ci rendiamo conto che è una compagnia surrogatoria, perché laddove è possibile avere la persona accanto non si va in cerca dell'animale. Il fatto che l'animale stia acquisendo questo ruolo è perché siamo un mondo in cui siamo sempre più in difficoltà a incontrare le persone. Nella Caritas in Veritate, Papa Benedetto fa un'affermazione di quelle che colpiscono a fondo, secondo me, dice: la globalizzazione ci rende più vicini, ma non ci rende più prossimi. Provate a pensarci, ma è vero, eh? Noi siamo più vicini, ma non è che per questo siamo più prossimi, perché essere prossimi vuol dire prendersi cura dell'altro, non soltanto essergli accanto. Allora, veramente anche qui viene fuori un limite intrinseco. L'ultimo elemento che vorrei farvi portare alla vostra attenzione è questo. È la tendenza alla pianificazione. Ora, su questa cosa voglio essere molto chiaro. I piani pastorali certamente sono utili per non darsi all'improvvisazione. E conoscendoci sappiamo di essere animali pigri. E l'animale pigro cosa fa? Facilmente vuole far passare il disordine come creatività, l'improvvisazione come genialità. Ma il disordine non è creativo, è soltanto disordine, e l'improvvisazione non è geniale. Quindi, la pianificazione pastorale, quando ci aiuta a evitare il disordine e a evitare l'improvvisazione, è utile. Ma una condizione, a mio avviso, che noi ci ricordiamo di una cosa molto semplice, che il termine cristiano per indicare il rapporto con il futuro non è il termine progetto, ma il termine vocazione. Perché il termine progetto allude a quello che io mi propongo di fare,
ma tutti quelli tra noi che hanno fatto l'esperienza della vocazione sacerdotale, religiosa, laicale, eccetera, può darsi che a un certo punto cosa hanno fatto? Hanno dato un formidabile calcio ai loro progetti. Perché? Perché la vocazione si costruisce attraverso l'intervento dell'altro con la maiuscola. Per cui non è il mio progetto che prevale, ma è il suo progetto che prevale. Questo è il punto. Quindi stiamo molto attenti a evitare che la pianificazione porti a trascurare il fatto che noi siamo costantemente dentro il rapporto con Dio, il quale Dio sfugge a qualunque nostra previsione di quello che vorrà fare. Guardate, questa cosa è talmente impressionante che nella Bibbia, che è un testo di un realismo veramente sorprendente, il nostro Dio accetta anche la ribellione dell'essere umano. Il libro di Giobbe, perché fa impressione? Perché Giobbe protesta il fatto che è finito in miseria senza averne colpa. I tre amici continuano a ripetergli che, insomma, qualcosa era pur combinato. Quando Dio entra in scena per confrontarsi con Giobbe, il quale lo ha chiamato in giudizio, la prima cosa che fa è sconfessare i tre amici. Perché lui preferisce la veracità della protesta di Giobbe alla difesa d'ufficio ipocrita dei tre amici. Ma non è l'unico passaggio di questo tipo. Provate a pensare a quando Giacobbe lotta con Dio e Dio gli cambia nome e lo chiama Israele. Nella Bibbia, quando cambiano il nome a qualcuno, è un po' come la promozione del capo ufficio. Vuol dire che a Dio ha fatto piacere che Giacobbe si è misurato con lui. E vorrei fare un terzo esempio, che secondo me è fortissimo. Nelle Lamentazioni, che è un libro sacro appunto, sono 5 lamentazioni, e sono testi evidentemente in cui l'autore sacro si lamenta della situazione che sta accadendo, in una di queste lamentazioni l'autore sacro si rivolge a Dio chiamandolo nemico. Più chiaro di così si muore. Allora veramente siamo dentro una dinamica fortemente interattiva, dove il nostro Dio, che è libertà assoluta e che ci ha creati liberi a sua immagine, vuole che anche noi siamo liberi nei suoi confronti. Cioè vuole che noi per amore corrispondiamo al suo gesto d'amore per noi, non per paura, non per interesse, non per vigliaccheria, non per sottomissione, ma per amore. È tutta una dinamica d'amore, dove dinamica d'amore vuol dire una dinamica di libertà, cioè di azioni che non hanno un secondo fine, di azioni che hanno come fine quello dell'incontro, come accade tra persone che si amano. Quando due persone si amano, cosa accade? Accade che è sufficiente la presenza della persona amata, è vero o no? Al di là che ci facciamo qualcosa con questa persona, è sufficiente la presenza, perché l'amore allude a questo, alla gratuità. Allora vediamo un attimo di chiederci, poste queste premesse, come possiamo provare ad affrontare questa ideologia, ricordandoci che chi ci ha preceduto non si è arreso all'ideologia marxista. Anche quando sembrava che o si era marxista o non si era niente, ci fu qualcuno che andò avanti per la sua strada. Senza portare troppa attenzione alle indagini sociologiche, le quali, come sempre, registravano quello che accadeva. E quindi in quel mondo registravano il predominio di quell'ideologia. Questo lo dico perché è bene che noi ridimensioniamo una certa preoccupazione a inseguire le notizie. Io non so se anche voi vi divertite al mattino a passare da un telegiornale all'altro, a me capita a volte di far così, e contemporaneamente mi viene in mente l'ultima scena del giorno della civetta, l'avete presente? In cui sulla terrazza del mafioso ci sono tutti i suoi accoliti che parlano, ma parlano per corrispondere a quello che dice lui, e il suono sembra a un certo punto riprodurre il qua qua qua, che è il nome che appunto viene dato a quelli che seguono il mafioso. Insomma, fateci caso, sono sempre quelle notizie che girano, e ce le cucinano sempre allo stesso modo. Cioè, se non è qua 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 questo, cioè uno dice una cosa, ne apre da un'altra parte, sono ancora quelle cose, e via, cioè è un continuo inseguire.
non facciamoci prendere dal vortice dell'essere per forza informati sull'ultima quacquaraquata che viene riferita da qualcuno. Perché certamente sono strumenti utili, ma certamente non reggono il confronto con la realtà come noi la possiamo incrociare direttamente. Che sarà più limitata, ma il fatto che sia più limitata non vuol dire che sia meno significativa. Con questo spirito cerchiamo di identificare un punto d'accesso. Il punto d'accesso lo identificherei in questo. A me sembra che l'elemento che sta esplodendo in questa ideologia dei consumi sia precisamente collegato a ciò che consuma. E che cosa consuma? Ma il nostro corpo consuma, ovviamente. Mi pare che stia esplodendo un'emergenza per quanto riguarda il corpo. E questo perché è interessante? Perché noi da decenni che ci ripetiamo che ci siamo emancipati e quindi che il corpo l'avremmo sdoganato e quindi che non dovrebbero esserci problemi. Ma ci avete fatto caso che proprio in Occidente sta esplodendo la violenza sessuale? Allora, 50 anni fa, 68 e dintorni, ci promise il sesso edenico. Provate a pensare al nudismo. Il nudismo allude a questo, no? A una sorta di Eden dove, come dice la scrittura, appunto, erano nudi ma non si vergognavano. E chi non sarebbe attratto da una cosa del genere? Ma tutti siamo attratti da questa cosa qua, evidentemente. Dopodiché, 50 anni dopo, non ci ritroviamo col sesso edenico, ma col sesso delle caverne, dove il riferimento alla caverna è riferimento al potere del più forte. Allora, questa cosa non ci può lasciare indifferenti, qualcosa non ha funzionato. E la mia impressione è che non abbia funzionato questo. Il corpo è sempre più portato verso una dinamica di uso. Lo diceva bene quello slogan, l'utero è mio e ne faccio quello che voglio. Ma insomma, poi l'abbiamo esteso altro che all'utero, a tutta la persona. E l'idea di fondo è che noi facciamo del nostro corpo quello che vogliamo. E sembra che il criterio della consensualità sia sufficiente. Ora, è chiaro che la consensualità identifica un abisso rispetto alla non consensualità, voglio dire, questo lo capiamo tutti. Ma quando ci si usa consensualmente, non è che per questa ragione non ci si sta usando, ci si sta usando consensualmente. Quindi la consensualità ovviamente determina un salto di qualità rispetto alla non consensualità, ovviamente. Ma non è che la consensualità basta a far sì che una relazione interpersonale sia buona, perché se ci si sta usando, ci si sta usando consensualmente, punto. E quindi ci si sta usando, ma allora ci stiamo rapportando a noi stessi come cose. Perché se è vero che noi non siamo cose, vuol dire che usarsi, farsi usare e usare gli altri sono i tre atti immorali fondamentali. Usarsi, farsi usare e usare gli altri. Vuol dire che dobbiamo cercare di agire in modo tale da non usarci, da non usare gli altri e da non farci usare dagli altri. Mi sembra che siano riferimenti essenziali e che vanno subito a colpire e sono anche molto concreti. Allora, mi sembra che, tirando le somme, il discorso forse è questo. L'uso che noi stiamo facendo del corpo ci soddisfa, ma non corrisponde a quello che siamo, perché noi siamo persone, non siamo cose, quindi l'uso è improprio. E noi questa cosa la paghiamo. La paghiamo in che modo? La paghiamo dentro dinamiche di frustrazione, di compensazione. Allora, penso che sia importante che noi, facendo leva sul fatto che il nostro corpo siamo ancora noi, cerchiamo di operare affinché il nostro corpo sia affrancato, e noi con lui, dalla logica dell'uso. E qui sono tre gli esempi che vorrei farvi. Primo esempio, il servizio insolido della carità. Questo pontificato ce lo sta richiamando continuamente. Ma c'è qualcosa di grande in tutto questo? Non so se era già l'anno scorso facevo questo ragionamento, da Giovanni XXIII in avanti. L'ho fatto o non l'ho fatto? Non mi ricordo più. No. Guardate che è molto interessante questo. Giovanni XXIII apre il concilio dicendo
la Chiesa adesso vuole usare la medicina della misericordia. Oggi Papa Francesco cosa dice? La Chiesa è un ospedale da campo. Non vi suona qualcosa di familiare? La medicina e l'ospedale hanno a che fare con la patologia. Ecco perché dobbiamo respingere la caricatura buonista di questo pontificato. Perché se veramente la Chiesa è un ospedale da campo, vuol dire che affronta una patologia. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che affronta il peccato. Senza riconoscimento del peccato non c'è nemmeno misericordia, ma c'è marmellata buonista. E dentro questo grande arco, in cui potremmo citare molti testimoni, ne voglio citare soltanto uno, Giovanni Paolo II, quando ha consacrato la domenica in Albis, la domenica dopo Pasqua, alla Divina Misericordia. Allora vuol dire che lungo questi decenni è come se si stesse dipanando un filo rosso tra papi molto diversi. Papa Giovanni, figlio di contadini, non so se proprietario o mezzadri. Paolo VI, figlio di quelli che potevano essere i padroni del podere dove andavano a lavorare i suoi di Papa Giovanni. E poi Giovanni Paolo I, figlio niente meno che di un socialista, dove socialista vuol dire senz'altro non credente. E poi è arrivato Giovanni Paolo II. Giovanni Paolo II si tira dietro tutta una storia che non è stato facile avvicinare, perché tutta la storia di una situazione come quella polacca, in cui la fede ha avuto sempre una tonicità molto diversa dalla nostra. E poi è arrivato Papa Benedetto, un tedesco. È interessantissimo che a un polacco segua un tedesco, quando polacchi e tedeschi sono una delle immagini più forti del disastro della Seconda Guerra Mondiale. Ma non dimenticate mai, uno dei gesti profetici fatto al Concilio fu la riconciliazione tra i vescovi tedeschi e i vescovi polacchi. Quando Wojtyla ha fatto la giornata del perdono nel grande giubileo, non ha fatto altro che riprodurre in grande, cioè avendo a che fare con tutta la storia della Chiesa alle sue spalle e col mondo di fronte a lui, quello che fecero i vescovi polacchi e i vescovi tedeschi al Concilio, che si domandarono e si offrirono reciprocamente perdono. E poi oggi Papa Francesco, che viene, come ha detto lui, dalla fine del mondo. Allora, gente così diversa che però sembra seguire un filo rosso. A questo punto credo che la pratica in solido della carità sia un elemento che vale la pena prendere in considerazione. Ma non per fare il pronto soccorso alle pubbliche amministrazioni che a causa del patto di stabilità non sanno più come fare a dare i soldi ai poveri, chiaro? Certo, quando la Chiesa dà da mangiare ai poveri fa bene a tutti, anche alle pubbliche amministrazioni, ma qui occorre far capire che noi non facciamo volontariato, noi facciamo carità, cioè noi amiamo per amore di Cristo, questo è il punto. Cioè tutto l'agire solidaristico della Chiesa non è un agire volontaristico, è un agire per amore di Cristo. Solo se questo è detto in maniera esplicita diventa un agire evangelizzante, se no diventa una buona azione generica che rischia di sconfinare nel volontariato. Allora è importante che abbiamo chiaro questo, che forse dentro i nostri percorsi educativi dobbiamo cominciare a studiare, ammesso che già non lo facciamo, qualche modalità di praticare in solido la carità come amore per gli altri mosso dall'amore per Cristo. E può essere che questo ci potrebbe aiutare a fare in modo che i nostri percorsi formativi evitassero di oscillare tra il momento formativo e quello ludico-aggregativo, col risultato, mia modesta impressione, che il momento ludico-aggregativo si mangia quello formativo. E i nostri ragazzi rimane in mente fondamentalmente che li facciamo giocare, e giustamente, quando possono andare a cercarsi altrove i giochi, ci mollano. E sarebbero stupidi se non facessero così. Dopodiché occorre anche andare a vedere cosa gli andiamo raccontando, perché l'ignoranza religiosa è talmente tracimante che forse occorre anche andare a vedere cosa gli stiamo raccontando nello specifico del momento formativo. Ma al netto di questo, forse puntare su un modello che abbia da una parte il momento formativo, verificando cosa gli andiamo raccontando, e dall'altra parte il momento della carità, potrebbe essere la pratica che compensa la teoria.
Il momento aggregativo, ludico ed animazione riempie i buchi, ma non dobbiamo, a mio avviso, metterlo sullo stesso piano dell'altro, perché semplicemente se lo mangiano. Secondo elemento, l'incontro con la natura. Perché l'incontro con la natura è così potente nel confronto con l'ideologia? Perché l'ideologia è astratta, è artificiosa, la natura è concreta. Infatti il giovane Wojtyla, quando tornò dagli studi a Roma all'Angelicum dei Domenicani in Polonia, ed era la stagione in cui il comunismo trionfava e sembrava l'avvenire per tutti, che cosa fece? Ebbè, si mise a portare i suoi ragazzi in montagna. E perché si mise a portarli in montagna? Però poi in montagna celebrava anche la Santa Messa, eccetera. Ma perché volle trovare nell'incontro con la natura, ma non una natura paganeggiante, la madre terra, intesa come Gaia, ma la natura intesa come il creato che ci riporta al creatore, l'elemento per scuotere rispetto alla struttura astratta messa in piedi dall'ideologia. Forse questa è una via che si apre anche per noi oggi, come quella dell'arte in genere. Provate a pensare alla musica, provate a pensare alle forme artigianali, il lavoro manuale. È interessante come la grande stagione attivistica, un secolo e passa fa, valorizzò il lavoro manuale per educare il carattere. Forse se noi avessimo qualche bravo artigiano che si presta in oratorio a insegnare, a fare qualcosa, ma non in chiave puramente utilitaristica, certo, magari questa è l'esca, però in questo modo può introdurre dentro la pazienza, la continuità nell'applicazione, il non scoraggiarsi, la fatica e poi la soddisfazione dei risultati. Forse vale la pena che ci pensiamo. E da ultimo, questa mi rendo conto un'idea più teorica, però sapete, il pensare e l'agire si rimandano a vicenda. Allora, a me ha colpito una cosa, forse ve l'ho anche raccontata, perché la racconto sempre e per carità, è una mia impressione, magari anche inopportuna. Ma insomma, a me ha colpito durante i sinodi sulla famiglia la posizione che hanno preso i vescovi africani. Di fronte a una parte dei vescovi europei che premeva perché certe prassi venissero in qualche maniera tirate dentro, a cominciare dalla convivenza, farla passare come una specie di passaggio per, loro si sono messi di traverso. Notate che i vescovi africani hanno i preti con donna e figli a seguito, i cristiani poligami, quindi non si può dire che non abbiano problemi. Ma loro perché sono messi di traverso? Sono messi di traverso perché hanno detto, per noi diventare cristiani ha voluto dire liberarci da alcune pratiche, almeno sul piano delle intenzioni, almeno sul piano dei principi. Noi non ci stiamo a tirarle dentro solo perché voi non siete capaci di far capire ai vostri che il cristianesimo è liberante. E di questo mi sono accorto leggendo un testo che veramente è commovente, la autobiografia del cardinale Sarà, che è un africano, mi pare, della Guinea, lui è oggi governa il dicastero del culto divino, e ha scritto un libro che più o meno si intitola Senza Dio, non, o Dio è nulla, non so, una cosa del genere, in cui lui racconta la sua storia. E lui racconta come per lui diventare cristiano ha voluto dire essere liberato. Allora il mio dubbio è questo, è che noi siamo talmente abituati a essere cristiani che non ci rendiamo più conto del potere liberante del cristianesimo. Sì che viviamo la fede cristiana come una gabbia, ecco perché teniamo sempre il piede dentro lo sportello, e quindi giustamente se fosse una gabbia sarebbe più che legittimo, noi vogliamo sempre avere la via di fuga, e in questa maniera tutto assume un profilo di formidabile incertezza, che non corrisponde però a come sono andate le cose. E allora qui richiamo soprattutto San Paolo, perché uno dei primi che fa questa esperienza della fede come liberazione è lui. Ed è interessante quello che lui dice soprattutto nella lettera ai Galati e nella lettera ai Romani. Quando lui dice, insomma, lui era un fariseo osservante, lui dice, io non sono qua a cancellare la legge, ma sono qua a dire che non dobbiamo agire in un certo modo perché è la legge che ce lo prescrive. Ma dobbiamo agire in un certo modo perché siamo figli. E per il fatto che siamo figli abbiamo una dignità.
E quindi noi dobbiamo a noi stessi di agire in un certo modo. Capite come cambia tutto? Allora forse dovremmo riconsiderare seriamente che l'essere cristiani, l'essere stati battezzati, ci ha introdotto in una dignità di figli di Dio. E che questa dignità di figli di Dio domanda essa dignità a noi che agiamo all'altezza di quello che siamo. E quindi vorrei concludere con questa immagine. Sono partito dalla società di consumi. Noi non dobbiamo azzannare qualunque osso ci venga messo davanti, ma soltanto l'osso che ci merita. Cioè soltanto l'osso che è all'altezza di quello che siamo. Sicché essere liberi a questo punto non significa semplicemente decidersi tra alternative, ma significa decidersi soltanto per ciò che merita la nostra decisione. E se tra le cose che mi vengono messe davanti non ce n'è nessuna che merita la mia decisione, io affermo la mia libertà non scegliendo niente, perché non mi devo accontentare. E vorrei terminare ricordando quello che ci dice la parabola del figliol prodigo o del padre misericordioso, come si dice oggi. Cioè, il ragazzo più giovane, quello che abbandona il padre, va, eccetera, sperpera tutto quanto, quando ritorna in sé, quando si rende conto che lui sta desiderando di cibarsi delle ghiande di cui si nutrono i porci che lui è lì per custodire. Cioè lui si rende conto che sta desiderando ciò che non lo merita, perché merita i porci, non lui, che è un essere umano. Capite? Questo è il punto. È questo che lo scuote. E gli dice, forse devo tornare alla casa del padre, perché là vengo trattato come un essere umano. Un'ultima idea vorrei condividere con voi. Concretamente, da dove possiamo provare a partire o a ripartire? Poi ognuno ci mette il verbo che vuole. La mia impressione è questa. C'è una centralità della Santa Messa Domenicale che forse noi negli ultimi decenni abbiamo eccessivamente sfumato. La Santa Messa Domenicale non è... Sì. La Santa Messa Domenicale non è l'incontro che possiamo fare in piazza con gli amici. Cioè non è un evento di tipo sociale. La Santa Messa Domenicale è il luogo fisico e spirituale dove noi ci rechiamo perché convocati da Cristo. La domenica perché è il giorno fatto dal Signore, ma perché le apparizioni del risorto sono avvenute il giorno dopo il sabato. Ed ecco perché i primi cristiani si mettono il giorno dopo il sabato a celebrare l'Eucarestia come mandato di Cristo. Il giorno dopo il sabato identifica la novità di questo orizzonte in cui sono stati introdotti. E quindi la Santa Messa Domenicale per noi è ciò a cui ci chiama il Cristo risorto. E se ci chiama è perché evidentemente è essenziale in ordine alla relazione con Lui, che non è una generica relazione col divino. E nella Santa Messa Domenicale sono due, come sappiamo tutti, i nuclei fondamentali. Da una parte la liturgia della parola e dall'altra la liturgia eucaristica. La liturgia della parola perché è importante? Perché attraverso la parola noi veniamo guidati dentro la vita e oltre la vita. E la parola è rivolta a noi, a ciascuno di noi, perché illumini l'esistenza. E la liturgia eucaristica perché è importante? La liturgia eucaristica è importante perché è il momento in cui noi condividiamo questo cammino lungo l'esistenza. La qualcosa non vuol dire che occorre necessariamente fare la comunione. La liturgia eucaristica esiste anche se non ci si accosta a quello che è la consumazione dell'Eucaristia stessa. Esiste in quanto l'evento che ci riporta a quel momento in cui si è consumato l'ultimo saluto tra Cristo e i Suoi. E Lui l'ha lasciata come lascito, appunto, come eredità. E noi siamo dentro questa eredità. E quindi siamo dentro la condivisione di un momento fondamentale all'interno di questo percorso.
Questo lo dico perché noi ci stiamo dilaniando sul fatto se si debba o non si debba andare a fare la comunione. Ovviamente è essenziale che ci sia il momento della consacrazione. A quel punto l'Eucaristia è presente, sia che io mi accosti, sia che io non mi accosti. L'esempio che faccio sempre è questo. La saggezza anche pedagogica dei nostri vecchi ha forgiato gli ostensori nella forma del sole. Avete presente, no? La particola e i raggi. Ebbene, il sole esercita la sua funzione vivificatrice senza che noi lo tocchiamo, ma già porci alla sua presenza, e questo è il senso dell'azione eucaristica, ci introduce dentro questa azione efficace della grazia. E quindi io non so dirvi come andrà a finire questa storia, perché sappiamo che è una disciplina ecclesiastica e quindi può essere anche mutata ovviamente o rivista parzialmente eccetera. Io non so come andrà a finire, però dico che è essenziale che abbiamo chiaro ciò che c'è in gioco, e ciò che c'è in gioco c'è la condivisione di questo momento che ci riporta al momento in cui Cristo ha dato i suoi il lascito prima di tornarsene al Padre, e che quindi è un momento fondamentale perché ci fa ritrovare insieme, convocati da Lui, dentro questo percorso nel quale ci introduce la parola, che è sempre Lui a guidare. In questo senso forse dovremmo riflettere attentamente sulla centralità che deve assumere la Santa Messa Domenicale. Vi ringrazio per l'attenzione. Come ogni volta, ringraziamo Giuseppe per il suo prezioso intervento e ci prendiamo qualche attimo dove possiamo rivedere alcune cose, rielaborare alcuni suoi aspetti che ha messo in evidenza, e poi potremmo cominciare la condivisione. Un attimo di pausa. Sì, ok. Adesso al di là. Forza. C'è qualcuno? Ok, Nico. Bene. Ti lascio il microfono. No, perché altrimenti non entra nella registrazione. Buonasera. È serata positiva. I temi snocciolati sono sicuramente molto interessanti e meriterebbero un approfondimento sia dalla parte iniziale dove si parlava della tecnica passione, sia al volontarismo della Chiesa, sia la società dei consumi consumato, molto interessante. Però volevo concentrarmi su questo e fare una riflessione, una domanda. Poi Don Davide magari si arrabbia, però io faccio lo stesso, così arriviamo a un punto. Allora, in ottica i nostri percorsi catechesi, dove magari sono già stati inseriti dei momenti di volontariato per sperimentare la carità, di confronto con la natura o tutta quella parte un pochino più artistica, dicevamo la musica, ma anche penso ai percorsi teatrali, via dicendo. Ma questi percorsi sono affrontati in maniera zoppicante, comunque con risultati che noi attualmente facciamo fatica a ritenere soddisfacenti o comunque poco tangibili. Non si potrebbe pensare di proporre delle esperienze, adesso qua dico una parola brutta, poi magari provo a spiegarla, esperienze esclusive, cioè che vadano a, un'altra parola brutta, fare selezione, o meglio, a rendere viva l'esperienza di chi vuole partecipare. Non so se mi sono spiegato nel caso. Sì, si è spiegato benissimo. Provo, ecco, grazie. No, grazie di questo spunto, volentieri lo riprendo, e riprendo dalla coda. Dunque, noi sappiamo che la fede cristiana è una fede per sua natura missionaria. Missionaria perché? Perché a noi è stato dato gratuitamente, e gratuitamente dobbiamo dare ad altri. Lungo la storia della Chiesa c'è stata talvolta la tendenza a puntare su forme appunto selettive. In particolare nei primi secoli cristiani sappiamo che ci furono alcune grosse questioni, ad esempio quella che oppose in Nord Africa soprattutto
Quelli che dicevano quando un cristiano abiura, erano i tempi in cui c'erano anche le persecuzioni, quindi quando un cristiano abiura, abbandona la fede, non deve essere più riammesso. Quando, e altri invece dicevano, quando un cristiano abiura ma poi si pente, eccetera, può essere riammesso. Fu la questione dei cosiddetti lapsi, dove la parola lapsi vuol dire quelli che erano caduti. Ora sappiamo come la Chiesa ortodossa, cioè la Chiesa che è stata riconosciuta erede del Magistero di Cristo, non ha mai sposato la tendenza di tipo selettivo. Agostino, per esempio, si trovò appunto a sostenere le ragioni di una riammissione, con diciamo anche elementi evidentemente specifici, ma di una riammissione per chi tornava sui suoi passi. Perché dico questo? Perché la logica del creare il gruppo dei presunti eletti o puri è una tipica logica ereticale. Cioè, se noi andiamo a ripassare dentro la storia della Chiesa, vediamo che questa è la logica che si è espressa dentro realtà ereticali, cioè realtà che sono state ritenute dalla Chiesa nel suo corpo principale come non in asse, diciamo, con la dottrina vera. Ora, perché dico questo? Perché io colgo la motivazione vera che la spinge a porre la questione, però credo che dobbiamo forse identificare un altro tipo di soluzione per raccogliere la questione che lei pone in maniera verace. E allora l'alternativa è quella che si era ventilata anche in diocesi da noi qualche anno fa, dove si era detto forse dobbiamo cominciare a pensare a percorsi differenziati nei quali daremo di più a chi può ricevere di più, daremo di meno a chi fatica già a ricevere l'essenziale. Ecco, questo è un altro discorso. E penso che questo possa essere un discorso che può essere accolto nell'ottica di raggiungere tutti, tenendo conto che però non tutti, per svariate ragioni personali, familiari, contingenti, eccetera, esprimono un livello simile di interesse. Quindi non è più la logica della selezione che punta a fare il gruppo dei puri, ma è la logica che punta a differenziare per quanto possibile, in modo tale che sia possibile raggiungere tutti, ma tenendo conto anche del loro profilo specifico. Riguardo le altre questioni che le poneva, che sono pure molto importanti, il volontariato, la natura, la musica, eccetera, io penso che sia importante che noi ci chiediamo quanto nel proporre queste prospettive, che sono senz'altro utili, noi siamo attenti di far cogliere che non le proponiamo come una qualunque agenzia educativa. Ecco perché prima io ho così insistito sulla differenza che c'è tra il volontariato e la carità. Perché si possono fare anche le stesse cose, ma con significato molto diverso. Perché volontariato è una cosa che io faccio, come dice la parola stessa, volontaristicamente, perché io intendo farla per svariate ragioni e certamente ragioni apprezzabili. Ma la carità invece è un'azione che io faccio per amore di Cristo. In questo senso divento un'azione evangelizzatrice. Allora, quando anche noi avviciniamo la natura, noi non introduciamo nella natura in termini naturalistici, ma introduciamo nel creato. E quindi il nostro condurre nel mondo naturale è finalizzato a rendere coscienti del fatto che ci è stato donato da qualcuno. Lo stesso riferimento alla musica, per esempio, o altre forme di, diciamo, animazione che si ispirino alla musica, al teatro, ad altre cose. È importante che noi ci ricordiamo che se deve essere chiara l'ispirazione che ci guida, non può essere una musica qualunque e non può essere una musica svolta in qualunque modo. Noi sappiamo come dentro la storia dell'oratorio, per esempio, a un certo punto c'è anche un genere musicale che, guarda caso, si chiama oratorio, perché è stato immaginato per accompagnare situazioni di un certo tipo. Questo non vuol dire che occorra fare musica solo in quella maniera, ma che occorre che noi stiamo attenti a evitare di liquefare l'educazione cristiana in una generica educazione umanistica. E qui voglio essere molto chiaro. Non perché l'umanesimo e il cristianesimo siano estranei, che sarebbe una bestialità, ma perché è il cristianesimo che ha generato l'umanesimo, non l'umanesimo che ha generato il cristianesimo. Questo è il punto.
è il cristianesimo che ha generato l'umanesimo, non l'umanesimo che ha generato il cristianesimo. Quindi, se noi ci caliamo su un approccio puramente umanistico, filantropico, dove non è più chiaro che questa cosa l'ha generata il cristianesimo, noi non stiamo più evangelizzando. Questo è un passaggio importante. Termino con un esempio. Don Bosco faceva giocare i suoi ragazzi, tutti lo sappiamo. Attenzione però. Don Bosco faceva giocare i suoi ragazzi perché erano in un contesto nel quale ogni riferimento parlava direttamente o indirettamente di Gesù Cristo. In quel contesto il gioco, per esempio, era dentro un orizzonte fortemente segnato in senso evangelizzatore. Ma se si sfuma l'orizzonte evangelizzante e io mi ritrovo il gioco, a quel punto il gioco diventa autoreferenziale. Se il gioco diventa autoreferenziale, diventa un puro intrattenimento. Se diventa puro intrattenimento, con l'evangelizzazione non c'entra più niente. Antonia? Io vorrei soffermarmi sull'amore. Lei ha detto che l'uomo deve amare per essere amato. Noi cristiani... Cioè desidera amare ed essere amato. Ed essere amato. Noi cristiani, quando incontriamo veramente Gesù, ci cambia la vita. E incontriamo veramente l'amore di Gesù. Allora io mi chiedo, quante persone non hanno incontrato Gesù? Sanno amare? Quello che fanno, lo fanno per amore? Certo. Per amore di Gesù? O per riempire il loro vuoto? Grazie signora, anche questa è una bellissima domanda. È la domanda che ci si pone sempre e in maniera ricorrente, cioè come dobbiamo mettere in relazione reciproca la rivelazione cristiana e l'umanità, perché gli esseri umani sono creature, sono amati, se no non esisterebbero, sono amati da Dio, se no non esisterebbero. Hanno in loro stessi una domanda d'amore. Allora a questo punto la rivelazione cristiana che cos'è? È qualcosa di essenziale o è qualcosa di complementare? La questione evidentemente è grossa. Io mi limito a fare solo alcune osservazioni. Prima osservazione. Noi prendiamo atto di una cosa. A un certo punto l'incarnazione è avvenuta. L'incarnazione è avvenuta dentro un percorso storico che ha avuto alle sue origini che cosa? La manifestazione ad Abramo di questo Dio strano, di questo Dio che non si uniforma con gli altri dei. E ancora prima, noi, se andiamo a leggere il libro del Genesi, troviamo la narrazione della creazione dell'uomo e della donna, quindi la narrazione della vicenda di Noè con una alleanza universale. Insomma, noi facciamo i conti con un Dio che dalle origini dell'umanità, questo è il messaggio che ci viene dalla Bibbia, dalle origini dell'umanità non ha mai voluto essere estraneo alla storia di questa umanità, ma non ha voluto mai essere estraneo avendo chiara una cosa, che questa umanità lui l'ha creata libera, e avendola creata libera l'ha creata paradossalmente capace anche di negarsi a lui, ed è il mistero del peccato. Ora, lungo la storia questo è sempre avvenuto, in quanto noi alla luce della Sacra Scrittura riconosciamo che Dio ha sempre accompagnato l'umanità, però a un certo punto è entrato nel tessuto storico. Ed ecco allora la vicenda, da Abramo in avanti. Ora, noi non possiamo ragionare al posto di Dio, evidentemente, però penso che ci venga spontaneo osservare che se Dio ha fatto questo vuol dire che occorreva farlo.
E infatti l'immagine che usano i primi pensatori cristiani su questo fatto storico è quella associata alla pienezza dei tempi. E se ci fa caso, questa immagine della pienezza dei tempi allude alla maturazione dei tempi, cioè come un qualche cosa che ci ha messo tempo per arrivare ad esprimere una condizione matura. A quel punto è caduto l'evento. Quindi vuol dire che l'evento è essenziale, come è essenziale che un frutto raggiunga la maturità, perché se non raggiunge la maturità, quel frutto non sarà mai frutto pienamente. Allora a questo punto la rivelazione cristiana come si pone? Come un elemento che in maniera essenziale compie qualcosa che ha già di suo dei significati, ma che non sono questi significati compiuti fino a quando non incrociano la rivelazione cristiana. Ecco allora che di fronte alla domanda, l'umanità può esprimere bontà, bellezza, intelligenza, giustizia, senza essere cristiana? La risposta è sicuramente sì. Ma questa domanda è insufficiente. Perché? Perché mi ha detto prima che tutte queste cose che ci stiamo dicendo sono generate da un desiderio. E questo desiderio parla il linguaggio dell'infinito. Ecco allora che solo l'incontro con Cristo fa sì che questo desiderio trovi corrispondenza. E quindi a quel punto il bene, il bello, il giusto e tutto ciò che l'umanità riesce già a compiere in quanto ovviamente creata da Dio stesso, acquista un profilo compiuto. In questo senso, come dice l'Apostolo, noi dobbiamo vagliare tutto e tenere quello che è buono. Quindi tutto quello che noi di buono, di bello, troviamo in giro, lo dice anche il Concilio quando si confronta con le religioni non cristiane, noi lo vogliamo riconoscere e valorizzare, sapendo però che solo nell'incontro con Cristo acquista la sua pienezza. A me è piaciuta un'immagine che usava Madre Teresa di Calcutta, che è cresciuta in un mondo pluralistico, era l'India. Lei diceva: io amo tutte le religioni, ma sono innamorata di Cristo. Allora in questo modo noi possiamo amare tutti e valorizzare tutto quello che di buono c'è in giro, ma se siamo veramente innamorati di Cristo, a quel punto noi sappiamo anche che è solo l'incontro con Cristo che dà compimento anche a tutto il buono che c'è in giro. Sono le 10. Comunque, allora c'è Gini che vuole aggiungere qualcosa. Per me è illuminante quella pagina del Vangelo, dove alla fine sarà quello di domenica prossima, venite benedetti nel regno perché avevo fame e mi avete dato da mangiare. Questi diranno: ma quando non ti abbiamo conosciuto? Eppure sono i benedetti. Questa pure è un'altra osservazione molto efficace. Lei sa che c'è questa pagina e c'è anche la pagina in cui Cristo dice: andate e battezzate. E battezzate. Allora, evidentemente noi qua ci troviamo di fronte a delle pagine che vogliono sottolineare elementi propri. Però noi non dobbiamo scorporare ciò che è connesso. E quindi a questo punto certamente è fondamentale il servizio in solido reso qualcuno, ed è la pagina che faceva riferimento lei. Però tutto quello che le scritture dicono sul battesimo evidentemente non è in antagonismo con questo, ma va coniugato con questo. Questo lo dico perché non vorrei che noi talvolta, mossi dalla giusta intenzione di voler incontrare tutti e quindi di non far cogliere elementi di differenza che possano ostacolare l'incontro, non vorrei che noi talvolta rischiassimo di sfumare alcuni riferimenti che sono più tipicamente, esplicitamente cristiani. Dobbiamo cercare di tenere insieme. Di tenere insieme, ovviamente, anche con tutta quella prudenza che fa sì che quando noi incrociamo qualcuno, cominceremo con l'evidenziare quello che, per esempio, può essere condiviso. È quello che diceva Papa Giovanni, diceva: cominciamo dalle cose che ci uniscono.
Però dobbiamo anche essere coscienti delle cose che ci dividono, perché se noi non siamo coscienti di questo, non avremo mai l'opportunità di sfidare la libertà a decidersi. In quanto la libertà è sfidata a decidersi soltanto quando è posta di fronte all'alternativa. Certo. Giuseppe, grazie. I primi due incontri quindi con la sua presenza si concludono. Grazie. Vi ricordo che la prossima volta sarà in gennaio, se non sbaglio. Se qualcuno mancasse il programma completo dei sei incontri, ne ho qui ancora degli altri. E quindi lasciamo adesso spazio al periodo dell'Avvento, ai vari appuntamenti intensi di questo tempo liturgico. Ci rivedremo il prossimo anno. Il prossimo incontro sarà sul tema della preghiera. Ok? Buon rientro e buon tutto. Fino al prossimo anno. Buona continuazione.